questa è pure una cosa che tantissime persone sottovalutano. Il gameplay, quando io dico che il nostro protagonista è il personaggio primario, non lo dico a cazzo. Cioè, quando c'è un'interazione particolare, un sogno, un'interazione di notte, cioè tutte quelle robe, prende Oga. Se voi iniziate e giocate il gioco come Karlach, come Shadowheart, come Gale, come Will, come Layzel, come tutte queste robe qui, cambia totalmente il gioco. Io l'ho iniziato con Karlach. Karlach letteralmente la prima notte si vuole masturbare. Karlach la prima notte si sogna di stasse a fa Nalfling con un orco, mi pare. Che poi si tramuta in incubo, ma quello è un altro paio di mani. Tra l'altro in questa roba anche la doppiatrice cambia tantissimo. La doppiatrice, se voi state con i vari personaggi, proprio che li state giocando, cioè siete loro, cambia totalmente il mood con cui narra la roba e ti dà degli indizi, delle chicche extra, delle interazioni uniche. Che è una figata, perché potrebbe essere Castarine per quello anche. Fine, cambiano con gli Origina anche, vero? Ma che Dark Urge è una marea di... Sì, ma perché il Dark Urge, per quanto sia custom, in realtà è molto più origin. Diciamo che hanno cercato di fare una cosa molto figa con il Dark Urge, perché a parte che c'ha delle radici proprio nel mondo di Baldur's Gate, ma hanno voluto dare quel l'origin che ti puoi personalizzare, per quanto il canonico sia il dragonide bianco con il rosso, però hanno voluto darti un'origine con i controcoglioni, perché anche il Dark Urge c'ha delle frasi uniche, cioè il vero Tav c'ha effettivamente dei dialoghi con il Dark Urge, però che tu ti potessi personalizzare, perché molte volte, soprattutto in giochi di ruolo, la gente si caga il cazzo del ok, bella Karlach, però vorrei poterla personalizzare almeno nelle cazzatine. E il Dark Urge serve proprio a quello. Serve al farti un personaggio che ha un background da scoprire molto alla D&D, che ti ha dato quasi il master, però che puoi anche personalizzartelo nelle cazzatine. Basti vedere quei personaggi cattivi buoni tipo Astaino, Shadow, Mintara. La narratrice cambia tono, modo di parlare, se ci giochi di sera chiama i Mindflayer in modo differente. Sì, sì, ma la narratrice pure, tra l'altro, me coglioni. Il gioco non sarebbe stato per niente lo stesso con un'altra narratrice. È veramente parte del casting tanto quanto gli attori principali. Tanto ora mi sto facendo strano Dark Urge per vedere com'era, ma ho già capito che devo fare un'altra sempre Dark Urge, ma diversa. Sì, perché il Dark Urge, se tu lo giochi buono, è difficilissimo, perché devi avere culo nei tiri. Se lo giochi cattivo è un'altra roba. Guarda che ho sentito delle frasi, mi sono state dette delle frasi nella run che sto facendo Dark Urge che... Non so neanche se posso dire. Non è che è spoiler, eh. Però a un certo punto, senza di chi, dove, quando e perché, un personaggio si dice: ah, grande signore, dovremo presto ristabilire la sua attività di necrofilia. Che cazzo stai a dire? Che cazzo stai dicendo? Tu vai via, bestia di Satana. Ma che cazzo? Ma siete scemi? Io sono rimasto tipo... Cosa cazzo stai dicendo? Bestia di Satana. Che poi pure lui c'ha quei due momenti quando lo dice. L'ho detto, sì, dovevo. Era scritto sul copione, Dio Cristo. Sì, anche quelli. Ma tanto c'ha delle linee completamente differenti di grida. Anche se lo stai giocando da buono, lui ogni volta che si muove fa... Muove sgozzo, porco di... Cazzo... Ti stanno ogni volta che parla quell'uomo.